Gabi Garcia, una bellissima partita, un inizio arrembante, percentuali clamorose nel primo set, è quello che volevi? Sì, 100%. Noi arriviamo qui con una mentalità di vincere, e stiamo provando dei differenti giocatori dentro il campo e adesso sta andando tutto bene. Loro hanno giocato una partita bellissima, ma noi il nostro campo abbiamo fatto il veramente bello lavoro. Adesso continuiamo così domani e aspettiamo la finale. Chicco Blengini aveva detto ok crescere, ok migliorare nel gioco, ma questa squadra deve vincere. L'avete preso in parola e le sue parole vi hanno motivato? Ah sì, 100%. Noi siamo qui per vincere, noi siamo qui per provarci tutto il tempo, ogni giorno. Siamo qui per vincere, basta, no, non c'è più da dire. Rispetto alla vittoria in campionato, che differenza hai trovato in Modena vedendola giocare? Modena ha migliorato molto nel suo sistema, palleggiatore con le attaccanti. Hanno migliorato tantissimo anche in battuta. Non hanno messo in difficoltà noi un paio di volte e questo per loro è andato bene. Alex Nikolov, una grandissima vittoria. Quando c'è da prendersi le responsabilità non ti tiri mai indietro. Che partita è stata? Una partita molto bella per noi, vincere 3-0 contro Modena è una cosa stupenda. Sì, grazie, prima ho fatto una bella partita, credo che con l'aiuto dei miei compagni anche prima della partita abbiamo parlato l'uno con l'altro e ci siamo aiutati molto durante la partita, quindi... Avevamo battuto Modena in campionato 3-0, ripetersi era veramente difficile, era anche insidioso entrare in campo convinti di vincere. Voi invece siete stati sul pezzo e avete lottato punto a punto. Sì, noi sappiamo cosa vogliamo e quello è di giocare la finale domani. Volevamo giocare la finale domani, quindi siamo entrati in campo decisi a batterli il più veloce possibile. Le percentuali d'attacco sono dalla vostra parte, vi siete allenati molto, può fare la differenza l'attacco della Lube? Di sicuro siamo tutti ragazzi, non solo i tre che hanno giocato oggi, ma i sei che sono schiacciatori opposti, sono tutti giocatori che toccano molto, che saltano tanto e che tirano forte, quindi di sicuro l'attacco deve essere una cosa a cui ci teniamo. Complimenti. Chicco Blengini, ci eravamo lasciati con una considerazione: dobbiamo crescere ma soprattutto dobbiamo vincere, e oggi la squadra ha risposto bene. Sì, abbiamo vinto e stiamo continuando a cercare di crescere dentro le partite. Credo che oggi, perché allenamenti ce n'è pochi, credo che oggi Nicola abbia fatto una partita di continuità in tutti e tre i set, Bottolo e Gabi molto bene i primi due set, nel terzo sono un po' calati, erano sui nastri di entrata sia Ivan che Marlon, perché insomma stavano un po' scendendo, poi siamo riusciti a portarla a casa lo stesso, però credo che questa sia la nostra strada. Noi dobbiamo cercare, anche se sono il primo a dirlo, che noi facciamo un lavoro dove si dipende dal risultato, dobbiamo cercare di essere indipendenti dal risultato nel dare priorità alla nostra crescita, che passa anche per la continuità.